Questo programma è offerto da Luglio 2014, buona domenica e rieccoci insieme per un nuovo appuntamento con il VG8 7 giorni, contenitore dell'informazione più importante della settimana. Iniziamo da Bagheria, lunedì 30, infatti il sindaco è intervenuto sull'incendio al cimitero. Guardiamo i dettagli nel servizio. In merito all'incendio doloso che si è verificato venerdì dopo le 18.30 e che ha coinvolto l'archivio dell'ufficio amministrativo cimiteriale, il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, così si è espresso. Ci siamo attivati sin da subito per lavorare in sinergia con le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie. Ciò che è accaduto, continua Cinque, ci fa pensare che siamo sulla strada giusta. Ricordiamo che non ci sono stati danni a tombe, sepolture o cappelle e che il cimitero è regolarmente aperto per la visita ai defunti. È andato distrutto un archivio di atti amministrativi. Dopo l'allarme, venerdì, sul posto sono immediatamente giunti sindaco, polizia municipale, segretario generale, dirigenti, oltre alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco che hanno immediatamente sedato l'incendio. Adesso ci spostiamo nella frazione marinara di Aspra, dove ancora il lungomare è dissestato, ma guardiamo i dettagli nel servizio della nostra Rita Giusino. Chiamatelo di servizio, chiamatelo pericolo, ma la situazione deve essere salvata. La barriera protettiva del lungomare di Aspra, tanto frequentato nelle notti estive del paese, è ancora smantellato. Uno scempio visivo e non solo. Molte le lamentele dei cittadini e il disgusto dei turisti, ma grazie ai deputati del Movimento 5 Stelle pare che il problema verrà presto risolto. Infatti è stata protocollata una richiesta ufficiale al sindaco di Bagheria e agli assessori competenti affinché venga ripristinata la barriera protettiva sita sul lungomare di Aspra, che da anni verte in condizioni indecenti. Domenica scorsa il capoluogo siciliano è stato immerso nel Gay Pride. Guardiamo le immagini. Luci, paillette e molte eccentricità fino a notte fonda per l'ultima tappa della Maratona Pride. Al corteo di ieri al centro storico di Palermo, organizzato dal movimento LGTB, hanno partecipato migliaia di persone, tra cui il presidente della regione Rosario Crocetta, che ha sfilato insieme al sindaco di Palermo, Lulu Orlando, per la prima volta insieme accanto allo striscione del coordinamento Palermo Pride. 11 carri che hanno sfilato, accompagnati da musica, colori e travestimenti di ogni tipo. Alla manifestazione hanno partecipato anche gli assessori comunali Francesco Giambrone, Giovanna Marano, Barbara Evola e Giusto Catania e il testimonial del Palermo Pride 2014, l'attore Massimo Ghini. Una tragica notizia di cronaca: Trabia, dopo la gita in barca, perde la vita. Guardiamo il servizio. Una giornata di divertimento e spensieratezza finita in tragedia. Prima la gita in barca con gli amici, poi il malore. Gabriele Santoro, e questo è il nome del ragazzo di 18 anni, morto ieri a Trabia. Mentre era in una gita in barca con degli amici, ha accusato un malore. Subito è stato portato a riva e in un primo momento le sue condizioni sembravano lentamente migliorare. Successivamente è entrato in un bar per mangiare una granita, di lì a poco il malore. Ma all'improvviso ha perso i sensi, cadendo per terra. Gli amici e i passanti hanno chiamato il 118 cercando in ogni modo di aiutare il giovane. I soccorritori hanno provato invano a rianimarlo, ma il ragazzo è deceduto mentre veniva accompagnato all'ospedale di Termini Imerese. Ficarazzi, abusivismo edilizio, sequestrato un immobile. La Polizia Municipale di Ficarazzi, nel corso di un controllo sul territorio mirato alla lotta sull'abusivismo edilizio, ha sequestrato un immobile di proprietà del signor Silvio Bevilacqua, padre dell'ex comandante della Polizia Municipale. Il sequestro, successivamente convalidato dal GIP, ha riguardato un immobile che in precedenza era stato demolito e che si trovava in fase di riedificazione senza però avere in nulla oste le autorizzazioni necessarie. L'immobile è situato a Ficarazzi in via L'Europa numero 25.
L'operazione ha interessato anche la locale stazione dei Carabinieri con la presenza del vice comandante maresciallo Sardi. Settimana molto dura, quella appena trascorsa per i vigili del fuoco, infatti a Palermo ancora fiamme intorno al territorio. Tornano le forti raffiche di vento e poco dopo tornano le fiamme. Scirocco e piromani, nemici della lotta contro il fuoco. La zona interessata questa volta è stata la discarica di Bellolampo. Il rogo, si pensa di origine dolosa, è stato alimentato dal vento. Una villetta è stata danneggiata dalle fiamme. Per spegnere l'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini della forestale. Un uomo dei pompieri è stato intossicato dal fumo ed è stato trasferito al pronto soccorso di Villa Sofia. Altri incendi sono divampati nella zona di Misilmeri, a Montagna Grande, a Montelepre, in Contrada Montedoro e nella zona di Isola delle Femmine, vicino alla zona commerciale. A Mazara del Vallo impartiva lezioni di musica e abusava della lieva. Guardiamo i dettagli nel servizio. Un giovane maestro, non ancora maggiorenne, impartiva delle lezioni di musica speciali ad una giovanissima allieva. Avrebbe approfittato del suo ruolo di insegnante privato per abusare di una bambina di poco più di 10 anni a cui dava delle sporadiche lezioni di musica. Le indagini sono state avviate dopo che la bimba aveva confidato quanto era accaduto alla madre. Si è venuta a conoscenza che il ragazzo avrebbe compiuto con più azioni atti sessuali nei confronti della giovane che si recava nella sua abitazione per le lezioni. L'ordinanza, emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di Palermo, CIMO, su richiesta del PM Caramanna, è stata emessa in seguito alla denuncia della madre della vittima ed eseguita sulla squadra mobile di Trapani. Successivi accertamenti riguardanti il contesto socio-familiare del giovane indagato hanno evidenziato un'indole deviata e prevaricatrice del minore, il quale non ha esitato ad approfittare delle circostanze. Per questi motivi è stato disposto per il giovane maestro il collocamento in comunità, dove dovrà intraprendere un percorso rieducativo. Altra notizia di cronaca arriva da Trapani, dove un neonato è rimasto chiuso in una macchina. Momenti di panico che annebbiano il cervello. È successo ieri sera in via Pepoli, a Trapani. Una coppia di giovani genitori stava sistemando delle valigie nel bagagliaio della loro auto quando all'improvviso si è chiuso il portellone posteriore, innescando la chiusura centralizzata. All'interno dell'abitacolo della loro automobile, ferma sotto il sole cocente, c'era il loro bambino di 11 mesi. I due si sono immobilizzati e, presi dal panico, hanno cominciato a chiedere aiuto. Provvidenziale l'intervento di una pattuglia della squadra volante che, per liberare il bambino, non ha esitato a mandare in frantumi un finestrino. Il piccolo, una volta sciolto il seggiolino di sicurezza, è stato poi trasportato per precauzione al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate. Adesso un'iniziativa nel paese di Monreale, una fattoria sociale per combattere la mafia. Guardiamo il servizio della nostra Federica Mansueto. Il verde è il colore della speranza, della rinascita. La rinascita abita da un territorio che combatte per dire no ai soprusi e alla mafia. Così il comune di Monreale annuncia con orgoglio il futuro arrivo di Verde Smeraldo, una nuova fattoria sociale che sorgerà su un bene sequestrato alla mafia e che rappresenterà un fiore all'occhiello della nuova giunta guidata dal sindaco Capizzi. Il progetto servirà a dare un'opportunità di lavoro nel mondo agricolo ai ragazzi diversamente abili e al recupero dei tossicodipendenti e degli ex detenuti. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Vuoi diventare star per un giorno? Puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi. Lego. Canale 8, in collaborazione con ACAS, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Lego. Tutti i mercoledì e le domeniche ti aspettiamo al chioschetto Belvedere. Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro.
Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri sovraimpressione. Oppure cercaci su Facebook alla pagina Le Voci del Mare. Cosa aspetti? Non farti sfuggire questa occasione e vieni a trovarci al chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo. In diretta da Canale 8 Palermo, ma della buona musica partenopea, ideato dalla Match Music di Graziano Silvestri. Con il programma Napoli è in compagnia della vostra amica Virginia. Buonasera. È tutto un programma, perché tu sei otra guarda in coppa cime la montagna, e io con te la casa. A chi campa da manetta non passa mai con la tutta, mamma mia. Solo tu, nato sabato, io sento a casa, ti ha chiamato, non viene stasera. Bene, voglio subito ricordare il programma Napoli è, appunto, che va in diretta televisiva tutti i giovedì dalle ore 21 in poi. Ci sì. canteremo Quando t'annamuro. Quando t'annamuro. Prima, okay, pronto! Con mille dedi che stanno a fare, lettere e caracciarate, che avevo sentito te canzone mia. Una bellissima trasmissione. Il microfono. E saluto la signora Anna con tutto il cuore. Allora, in tua compagnia io mando un grande abbraccio per la famiglia Tantillo, quindi il comitato del Borgo Vecchio. Esatto, ciao, ciao. Ricordo il programma Napoli è, che va rigorosamente in diretta televisiva tutti i giovedì dalle ore 20, 21 in poi, appunto da Canale 8. Qui abbiamo la pubblicità, l'onorata società, e noi siamo sempre qua. Manda caro! A Terrasini chi adotterà un cane pagherà meno tasse, ma guardiamo i dettagli nel servizio. È allarme randaggi a Terrasini e Cinisi, ma al momento il comune non riesce a sopperire al disagio. Troppi animali in attesa di una casa e di un pasto assicurato. Sembra stia per ripartire l'iter per il completamento dei lavori al canile di Terrasini. Intanto, per incentivare i cittadini all'adozione di un randaggio, ci pensano i grillini. Far pagare meno tasse a chi adotta un cane. È questa l'idea avanzata dal Movimento 5 Stelle di Terrasini al Comune per mettere fine al problema del randagismo che attanaglia il paese. Le adozioni, secondo il Movimento 5 Stelle, dovranno essere monitorate per verificare che le famiglie adottive trattino bene i randaggi. Rimarrebbe invece a carico del Comune il costo della sterilizzazione, della microchippatura, delle vaccinazioni preventive all'adozione. Una proposta di buon senso che gioverebbe al paese e andrebbe in beneficio dei cuccioli a quattro zampe, nonché alle casse del comune. A Trabia è iniziata l'operazione Spiaggia Pulite. Guardiamo il servizio. Da una settimana la cooperativa La Favara si occupa della pulizia delle spiagge e dei paesaggi a mare. 20 operai quotidianamente, subito dopo l'alba, sono operativi. Il comune di Trabia ha attivato anche il servizio di controllo, soprattutto nei weekend, all'ingresso dei passaggi a mare sulle spiagge pubbliche. Alt a palloni, sedie e tavolini in spiaggia, secondo l'ordinanza del sindaco. Un altro servizio è partito da ieri, afferma il vice sindaco Giuseppe Ventimiglia. Due operatori si occuperanno della raccolta di bottiglie di plastica che vengono depositate o gettate nei pressi dei paesaggi a mare e lungo il tratto stradale della zona Tornara sino alla frazione di San Nicola all'Arena. A Monreale è iniziato il luglio musicale, guardiamo il servizio della nostra Federica Mansueto. Sarà un luglio a suon di note per i monrealesi e per tutti coloro che amano perdersi nelle dolci note della musica classica, grazie alla manifestazione Luglio Musicale Monrealese. I concerti si terranno ogni venerdì del mese a partire dal giorno 4. L'evento nasce con la volontà di valorizzare i giovani talenti musicali siciliani amanti della musica classica. L'intero evento si terrà presso la chiesa degli agonizzanti. Ennesimo incendio, questa volta a Villa Abate, molto probabilmente di natura dolosa, a fuoco varie autovetture. Ancora fiamme sulla provincia di Palermo, vigili del fuoco e polizia in azione.
Ieri un incendio si è sviluppato nell'autocarrozzeria Mangano e Morici di Villa Abate, in provincia di Palermo. Le fiamme hanno distrutto 7 autovetture, alcune in fase di riparazione, altre in attesa di essere demolite. Secondo i militari, l'incendio sarebbe di origine dolosa. Intanto, nella zona tra Bagheria e Ficarazzi, sono divampati 3 vasti incendi. Il primo, a Bagheria, ha visto coinvolta una discarica abusiva in via Sant'Isidoro. Le fiamme sono state domate dopo 4 ore di intervento. Tantissime le chiamate dei residenti che segnalavano la presenza delle fiamme che rischiavano di arrivare fino alle abitazioni. Gli altri 2 incendi sono divampati nella zona di Ficarazzi, presso la statale 113. Fortunatamente non sono stati registrati danni a persone o cose. Cade in un burrone, ma muore aspettando i soccorsi. Ci troviamo a Bisacquino, guardiamo il servizio. Quando alla vita di un uomo è appeso un filo, bisogna sempre cercare di intervenire il prima possibile. E quando questo non accade, si arriva troppo tardi per salvare una vita umana. Questa è l'amara storia di Vincenzo Gandolfo, pensionato di 81 anni, vittima di un'assurda morte. Gandolfo, mentre era alla guida della sua Fiat Panda, è precipitato in un burrone in località San Ciro, nelle campagne che circondano la zona tra Bisacquino e Campo Fiorito. L'uomo, nonostante il violento impatto e le gravi ferite riportate, è riuscito ad avvisare i soccorsi, soccorsi che però arrivano quando ormai è troppo tardi. A seguito di indicazioni date in maniera poco chiara dallo stesso Gandolfo, le forze dell'ordine e il 118 hanno ritrovato l'uomo dopo 4 ore dalla richiesta d'aiuto, ormai privo di vita. Ed è proprio nella giornata di oggi che si sta attuando quella che è un'iniziativa di riqualificazione urbana per la frazione marinara di Aspra. Guardiamo il servizio. L'associazione Clean World, IGRE, Palermo e la costituenda associazione Pro Infanzia Margherita Visconti hanno invitato la cittadinanza a partecipare alla 4ª edizione dell'iniziativa di riqualificazione urbana del comprensorio di Aspra. Nello specifico si procederà alla pulizia di aiuole e marciapiedi e alla potatura degli alberi dell'area pedonale di Via Fiume d'Italia, che costeggia le spiagge della frazione. Per questo le associazioni provvederanno al reperimento delle attrezzature necessarie. L'intento è quello di ridare al paese decoro e vivibilità, soprattutto visto l'inoltrarsi della stagione turistica. L'appuntamento è fissato per domenica 6 luglio a partire dalle ore 9 di fronte al distributore di carburante all'altezza dell'ex colonia Cirincione. You sexy sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Alessandro Accetta, impianti elettrici, allarme, videosorveglianza, videocitofoni, automazione, antenna e climatizzazione. Contatta Alessandro Accetta, è un'idea illuminante. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici. Ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. A Palermo un bimbo è stato azzannato da un cane, ma guardiamo bene il servizio.
È stato operato in nottata il bambino di 2 anni, originario di Bergamo, aggredito e ferito da un cane mentre ieri stava giocando in spiaggia a Lampedusa. Si trova ricoverato nel reparto di chirurgia plastica dell'ospedale dei bambini di Palermo. L'intervento nella zona dell'orecchio, secondo i medici, è riuscito. Le sue condizioni vengono ritenute buone. Il piccolo è accudito dal padre e dalla madre. Villa Abate, vernice di speranza sulle strade e sulle scuole. Guardiamo insieme il servizio. La scorsa notte sono stati realizzati sulle strade villabatesi diversi attraversamenti pedonali. Si è scelto di realizzarli con una vernice che garantirà maggiore visibilità e durata. Nella prossima giunta destineremo altri fondi derivanti da infrazioni del codice della strada per migliorare la segnaletica da realizzare nei prossimi mesi, ha dichiarato il vice sindaco Giglio. Dopo anni e anni di abbandono, questa mattina la giunta comunale ha anche iniziato con impegno i lavori di tinteggiatura dei locali della scuola elementare Don Milani. Da lunedì una squadra di operai in forza al comune continuerà con l'obiettivo di recuperare uno stato di degrado e abbandono cronico. Altra triste notizia del fine settimana, cultura e lutto, morto Giorgio Faletti. E se ne va un altro pezzo di storia dell'Italia. Ieri si è spento Giorgio Faletti. Si potrebbe definire un artista poliedrico che durante la sua vita ha ricoperto più ruoli, come quello di scrittore, musicista, ma anche attore, pittore e cantante. Faletti se ne va a 63 anni a causa di un male troppo grande, troppo forte, un tumore ai polmoni che l'ha sconfitto mentre era ricoverato all'ospedale Molinette di Torino. Piemontese doc, Giorgio Faletti era nato ad Asti nel novembre del 50. Fin da giovane erano note le sue doti di comunicatore e persona profondamente appassionata alla scrittura. Fa il suo esordio come cabarettista nel locale milanese Derby negli anni 70. I primi successi nel piccolo schermo coincidono col debutto nel programma televisivo di Antonio Ricci Drive-In, dove interpreta tra gli altri un esilarante Vito Catozzo. Ma Faletti è più di un semplice comico. Sul finire degli anni 80 si dedica anima e corpo al mondo della musica, sia come cantante, partecipando 2 volte al Festival di Sanremo, che come autore, tra gli altri di cantanti come Mina. Quell'amore immenso per la scrittura lo portò a scrivere diversi thriller. Tra i tanti citiamo il bestseller Io uccido, che vendette più di 4 milioni di copie. Dopo essere stato insignito di diversi premi letterari, nel 2006 Faletti fa il suo debutto sul grande schermo, interpretando un inindimenticabile cinico prof di lettere Antonio Martinelli nel film Notte prima degli esami. Artista fino in fondo, Faletti organizzò anche una sua mostra pittorica con l'esposizione di suoi diversi quadri. Nella primavera del 2014 però accusa i primi sintomi del suo male, vola persino a Los Angeles, ma inutilmente. Se ne andrà poco dopo, all'età di 63 anni, per un tumore ai polmoni. Siamo giunti al termine del VG8 7 giorni, appuntamento con l'informazione più importante della settimana. Vi ricordo che potete interagire con noi attraverso la pagina Facebook VG8 Informazione, guardarci in streaming con il sito www.canale8.tk o attraverso il nostro canale YouTube Canale 8 Palermo. Adesso, prima di lasciarvi al meteo, vi voglio concludere questo VG8 con una celebre frase di Giorgio Faletti. Ho sempre sostituito la paura di non farcela più con la speranza di farcela di nuovo. Ciao Giorgio. Questo programma è stato offerto da Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.ilmeteo.it, augura a tutti voi una buona domenica. Previsioni appunto per domenica 6 luglio 2014. Titano continua a dominare la nostra penisola, ma dei rovesci interesseranno il nord-ovest, per cui andiamo a vedere il dettaglio. Al nord instabile, con nubi, piogge e locali temporali sui monti del Piemonte e della Lombardia occidentale. Fenomeni deboli alternati a schiarite sulle pianure di queste regioni. Qualche
pioggia potrà raggiungere anche le prealpi venete e il veronese, ma verso sera. Sul resto dei settori invece dominerà il sole. Al centro continua ad essere soleggiato su tutte le regioni, che vedranno un cielo praticamente sereno o poco nuvoloso. Per concludere, raggiungiamo anche le regioni meridionali, dove l'anticiclone Titano porta un'altra giornata soleggiata ovunque ed un clima molto molto caldo. I venti soffiano debolmente su tutti i mari e prevalentemente dai quadranti settentrionali. Uno sguardo alle temperature. Minime pressoché stazionarie al nord e comprese tra 17 e 22 gradi su tutte le regioni. Durante il giorno ci attendiamo 24-32 gradi al nord, fino ai 33 gradi al centro e anche 34 gradi al sud, come in Sicilia. Carissimi, l'aggiornamento si conclude qui. La madre di Titano, Gea, si avvicina minacciosamente all'Italia per castigare la focosità del figlio. Ma come andrà a finire? Seguite la vicenda solo su ilmeteo.it. Bentrovati con l'almanacco di Barbanera dal 1762. Venerdì 6 luglio si festeggia Santa Maria Goretti. Il nome deriva dall'ebraico Mariam, trasformatosi nel greco Mariam, o anche Maria, ed è all'origine del celebre nome Maria, dal quale deriva anche l'orientale Miriam. Dice il proverbio: lavoro fatto di notte non vale tre pere cotte. Sono nati il 6 luglio George Bush, Sylvester Stallone e Max Gazzè. Il 6 luglio del 1971 a New York muore Louis Armstrong, uno dei più grandi trombettisti nella storia della musica, oltre che tra i più grandi e importanti cantanti jazz, e il primo ad eseguire a soli in una composizione orchestrale. Nel 1993 chiude definitivamente la pensione Quisisana di Firenze, resa famosa dal romanzo Camera con vista di Edward Monckton Foster e dal film omonimo. Aveva subito gravi danni a causa della bomba fatta esplodere all'Accademia dei Geogofili. Infine, il 6 luglio del 1924, lo psichiatra tedesco Hans Berger realizza il primo elettroencefalogramma, collegando ad un oscillografo degli elettrodi che ha messo sulla testa del figlio. Walter Bagheo ha detto: una fra le più grandi sofferenze per la natura umana è la sofferenza data da un'idea nuova. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Domenica 6 luglio. Ariete, avete ancora qualche nemico da fronteggiare, ma oggi potete approfittare di alleati preziosi. Amici e amore tifano spudoratamente per voi. Non offrite il fianco alle tensioni che vi disturbano, siate più affettuosi con le persone care. Toro, buone nuove vi attendono sul piano professionale. Seguite senza esitazioni l'intuito, vi suggerirà le mosse migliori per trarne dei vantaggi. La situazione è in evoluzione, ma bisogna saperla gestire con metodo, pianificando ogni cosa nei minimi dettagli. Gemelli, giornata decisamente positiva per tutti i tipi di situazione. Non mancheranno sorprese piacevoli, incontri, rapporti sociali e amicizie. Gestite oculatamente i vostri soldi, avete la tendenza a spendere più di quanto potete permettervi. Cancro, compresso tra Urano e Luna, Mercurio invia segnali di insofferenza. Avete idee vincenti, ma siete bloccati dalla paura di mettervi in gioco. Date eccessiva importanza al giudizio degli altri, parenti e familiari in primis, pensate a fare di testa vostra. Leone, buone le capacità organizzative e relazionali da spendere per entrare in contatto con persone utili per le vostre ambizioni professionali. Pianificate spostamenti e viaggi previsti per la prossima settimana. Un tranquillo confronto con chi amate. Vergine, sta finalmente per arrivare il momento di godere di meravigliose opportunità, quelle che gli astri un po' avari vi hanno lesinato negli ultimi mesi. Un no, anche se doloroso, ed obbligo, per non caricarvi di un amore eccessiva di compiti e doveri. Bilancia, aspetti altalenanti accolgono la luna nel segno e il risultato è una giornata a ritmi sostenuti nel tentativo di neutralizzare gli imprevisti. Farete fronte ad ogni tipo di inconveniente anche grazie all'energia che Marte vi mette a disposizione. Scorpione, l'imminente ritorno alla routine vi vede un po' pensierosi. Forse dovrete riprendere in mano una questione controversa, una pratica complicata. Se tale compito vi costa fatica, concluderete ben poco. Meglio accettare le defaianze e rimandare a domani. Sagittario, il transito della luna in bilancia è ottimo, a condizione di non spendere una follia per fare acquisti mirati in profumeria o in libreria.
date la vostra adesione a un progetto di carattere sociale e umanitario da portare avanti con gli amici. Capricorno, minacciosa la luna in bilancia con la sua ansia di perfezionismo. Il lavoro versa nel caos e siete lontani anni luce dai risultati richiesti. I problemi di qualunque portata hanno sempre una soluzione. Non perdete le staffe e, come insegna Saturno, ragionate. Acquario, baciati dalla luna in bilancia, guadagnate in socievolezza e savoir-faire. Cogliete la palla al balzo per sistemare una faccenda di cuore. Organizzate una serata in compagnia per evadere dalla routine. Lettere, sms e email in arrivo. Pesci, evitate il braccio di ferro in ambito lavorativo. Sta per arrivare anche per voi l'ora di riscuotere i meritati successi. Una gita con la famiglia, una pausa di riflessione potrebbe produrre dei buoni frutti in termini di intuizioni e soluzioni.